Un benvenuto a tutti, Francesca, chiederei all'assessore Crespini di essere qua vicino a noi e la ringrazio di essere qua al nostro fianco. Inauguriamo questa sera questa nuova edizione 2009-2010 delle Vie dei Presepi, ringraziando tutti coloro che, volontari della nostra associazione, ma l'amministrazione, anche gli enti privati che ci hanno sostenuto e che continuano a sostenere questa iniziativa, e quindi siamo orgogliosi di varare anche per quest'anno questo mese dedicato alle Vie dei Presepi, e quindi augurandoci che poi il pubblico e i nostri visitatori possano trovare nella nostra città tantissime iniziative e tantissime idee. Come vedete, quest'anno l'inaugurazione la facciamo in maniera un po' particolare, ringraziando anche che ha smesso di piovere. Siamo qui davanti alla fontana della Barberina, perché come vedete alle nostre spalle ci sono due bellissimi lavori di Pippi Balsamini, il nostro artista artigiano che gli urbinati conoscono. No, quella è di Fulvio, no. Gabriele Iacomucci. Ah, di Gabriele Iacomucci. Vedete, quindi siamo partiti da questo punto della città, al centro della città di Urbino, sono dei bellissimi lavori, in ferro battuto l'uno e quello di Pippi alle nostre spalle, e sicuramente avete preso i pieghevoli che poi illustrano tutto il percorso, seguendo quest'anno la strada blu, perché vedete che anche l'illuminazione della nostra città è tutta in blu quest'anno. E l'inaugurazione proseguirà, terminato qui, proseguirà poi in Piazza della Repubblica, dove avremo il concerto di musiche e danze popolari bretoni e del nord e centro Europa. Quindi questa sera, il 5 dicembre, apriamo le Vie dei Presepi in festa, in allegria. Ringrazio tutti, vi auguro buon Natale, un serenissimo 2010, e passo la parola all'assessore Crespini per un saluto. La ringrazio perché veramente queste occasioni, poi ufficio tecnico e quant'altro, attività produttive, quest'anno abbiamo lavorato insieme, va detto che proprio questa sinergia si è rivelata veramente positiva. Grazie, buon Natale a tutti. Un brevissimo saluto e benvenuti a tutti i presenti. E sì, come diceva appunto il presidente della Pro Urbino, il lavoro è stato possibile grazie a una sinergia che quest'anno è iniziata dal mese di ottobre, e siamo partiti battendo tutti sui tempi, perché il 14 abbiamo inaugurato e aperto le botteghe appunto dell'Avvento, quindi 40 giorni prima del Natale, che stanno avendo un successo straordinario questi lavoratori di artigianato artistico, dal vetro, la tessitura, il dipinto su legno. Quindi ecco, siamo molto contenti di tutto il lavoro svolto, un grazie di cuore a tutti coloro che si adoperano in maniera così veramente puntuale, e appunto come la Pro Urbino e tutte le associazioni di volontari che danno la possibilità ai visitatori, anche agli urbinati, di respirare quest'aria e queste atmosfere natalizie così particolari. Un grazie a tutti e buonasera. Sì.